Scialla, sì, la disaffezione per la scuola, per lo studio, una certa tendenza ad appassionarsi di modelli criminali, rapporto difficile con i genitori, insomma, ci sono tutte queste cose qua. Tra l'altro, suo figlio è stato incluso in suoi diversi film. Mio figlio appare brevemente in Scialla, un attimo soltanto, poi è stato uno dei protagonisti del mio terzo film, che si chiama Tutto quello che vuoi, e adesso ha scritto dei pezzi per la colonna sonora della serie Tutto chiaro e salvezza, in particolare la canzone della serie. Ecco, vogliamo parlare anche di questa serie che sta andando veramente tantissimo nella top 10 di Netflix. Si aspettava questo successo da parte di questa serie. Secondo lei, qual è stata la chiave vincente di questa serie? Ma sì, siamo lì da 8 settimane in top 10, che credo sia un record per una serie originale Netflix. Ci speravo, non ero sicuro, perché la serie insomma tratta un argomento molto delicato, che è la sanità mentale. Però evidentemente è successa una cosa che io mi auspicavo, cioè che la stanno vedendo più generazioni, la stanno vedendo i ragazzi, la stanno vedendo i loro genitori, persino i loro nonni. Dai riscontri che abbiamo, il pubblico è anche molto più adulto di quello che pensavamo.